È 0-0 tra United Riccione e Mezzolara nell'ultima partita stagionale, una gara a tratti accesi, in altri momenti molto spezzettata, ma comunque con un risultato legittimo rispetto a quello che si è visto in campo. La storia del primo tempo è quella di una squadra in Mezzolara che vuole assicurarsi la salvezza con le proprie forze, ma anche quella di un Riccione che vuole finire con dignità davanti al proprio pubblico. Passano 2 minuti e 20 secondi e sugli sviluppi del primo angolo della partita il Mezzolara prova a incidere, ma il tocco di destra è irrilevante, niente affatto pericoloso per Malagoli. Dopo 5 minuti si infortuna Arthur ed entra Lorchi Panizzi, che così riesce a giocare anche quest'ultima partita stagionale con la sua cavalcata sulla fascia destra. Al 17esimo scambio Ferrara ad Antoni, con quest'ultimo che fa sportellate con la difesa di casa senza però riuscire a raggiungere il pallone. Dall'altra parte, un minuto dopo, si libera Roselli con esperienza, ma il suo tiro finisce alto. Spinge il Mezzolara e al 27esimo arriva l'occasione più fragorosa. Su angolo di Giannini è Deste, libero sul secondo palo, a colpire di testa con la palla che sbatte con violenza sulla traversa e lo United così si salva in questa occasione. Pochi minuti più tardi è il 36esimo ed è un'occasione molto ghiotta per il Riccione. A generarla è una papera di Dall'Osso che lisce il pallone e consente a Ferrara di involarsi verso Malagoli. La conclusione del numero 17 di casa però è imprecisa e rimane il risultato di 0-0. Alla fine del primo tempo, al 45esimo, su un ottimo schema d'angolo, l'area è liberata ancora per Ferrara che sale dal secondo palo dove era con D'Antoni per calciare libero. La difesa però respinge. Di ritorno dagli spogliatoi non ci sono cambi, ma erano già stati 2 per infortunio nel primo tempo. All'ottavo botta e risposta. Prima il tocco sotto di Ferrara che si trasforma in un bel lob che però non è indirizzato verso lo specchio. Poi dall'altra parte il Mezzolara col tiro di Bocchiolini che finisce alto. La partita ha mille pause, ma le squadre quando c'è gioco ci provano. All'11esimo gran manovra dello United con Besea che imbuca per Grancara, cross per D'Antoni e tiro che finisce alto. Non una giornata precisa per l'attaccante della squadra di casa. Il Mezzolara risponde col Giannini al 13esimo, ma la botta finisce fuori dai pali. Un minuto dopo, al 14esimo, di nuovo un legno colpito da destra, sicuramente il migliore dei suoi, ma anche il più sfortunato. Le squadre poi giocano con calma, non spingono come prima e fanno partire un vortice di sostituzioni che interrompono ancora di più il ritmo della gara. Dopo ben 6 inutili, peraltro, minuti di recupero, finisce 0-0 con l'ultima mezz'ora in cui non è successo veramente nulla. Lo United si congeda dal Nicoletti con un pari e dà appuntamento alla prossima stagione.